Buongiorno, ribelli bellissimi. Allora, questa mattina voglio fare una domanda alla signora Emma Bonino e spero che mi risponderà quanto prima. Signora Emma Bonino, l'abbiamo vista andare in giro nei paesi in via di sviluppo, fare conferenze per dire agli abitanti di questi paesi di quanto sia importante che loro lasciano il loro paese e migrino in Italia, che insomma si sa è un po' la terra promessa, no? Così ricca, affinché possano fare qua la loro vita, affinché possano far nascere qua i loro figli, perché come lei ci sta spiegando, la crescita demografica italiana è pari allo zero, grazie anche al suo lavoro di dottoressa? No, non è dottoressa? Vabbè, insomma, di praticatrice di aborti anche spesso clandestini fatti qualche anno fa. Ma adesso immagino dovuto a un pentimento laico, perché lei non è religiosa. Religiosa? No, non è religiosa la signora Bonino, quindi ha un pentimento tutto laico. Lei si è resa conto che da abortista qual era, invece adesso ci tiene alla crescita demografica italiana. E quindi, oltre a farle appunto nei paesi in via di sviluppo, signora Emma Bonino, lei fa conferenze anche in Italia, dove appunto ci sta raccontando a noi italiani e a queste risorse meravigliose che nessuno in Europa vuole, tranne che noi, e ci sarà un motivo. E sta raccontando appunto quanto sia importante a queste risorse già presenti nel nostro territorio di far figli. Far figli come i conigli, a mazzetta, uno dietro l'altro, tanto ci sarà lo Stato italiano che provvederà alla scuola, alla casa, al lavoro e al mantenimento. Ora, signora Emma Bonino, la mia domanda è questa: perché lei non chiede ai suoi amici politicucci e politicanti di stanziare, anzi, di far sì che i soldi stanziati per andarci a prendere i migranti, per portarli qui, per trovargli un lavoro, una casa, una scuola, un mantenimento e quant'altro, questi soldi non vengano stanziati magari per creare dei posti di lavoro per gli italiani? E vedrà, signora Emma Bonino, che sono sicura che i giovani italiani con un posto di lavoro ed una casa avranno sicuramente voglia di fare figli. Ciao, ribelli belli!